guarda, allora mi vuoi aiutare? Vuoi portare queste cose sul tavolo? Sul tavolo? Quale? Oggi siamo. Le patatine bellissime, bambini. Quindi ci prepariamo a farle belle gustose con ingredienti buoni. Ci mettiamo i cioccolati. Anche l'acqua. Assaggiate se è buona, così mi dite, è buona, l'ho messa bene. Vedete questo, l'abbiamo stretto così, abbiamo già fatto la panna. Ok? Vedi che questa l'abbiamo già fatta. Basta che la stringi, non la stringi. E dobbiamo mettere... Poi ha un stop di mancare. Sentite che profumo che cominciano a prendere queste cose? Il profumo buono che sta uscendo da questa nostra preparazione. Ok, facciamo 2 cucchiai di fiocchi di cereali. Faccio presto, eh? Sabbia e farina di cocco, che buona! Ma questi bimbi sono dei buon gustai! Sono... Visto che questo c'è il mese del tartufo, delle iniziative per la mostra del tartufo, giusto? Allora hanno detto, Anna, perché non vieni qua a fare uno show cooking? Uno show cooking di che cosa? Oh, io ho pensato, alla fine dico facci tartufi finti, visto che poi i tartufi quest'anno ce ne sono pochi, eh? Che ne dici, facciamo i tartufi finti? Sono praticamente, si fanno con il pane in cassetta che si lascia ammorbidire nel latte, poi ci si mette dentro del formaggio, della robbiola, si fanno delle palline e si passano nei semi di sesamo o di cumino che sono scuri, o di semi di papavero ancora meglio, così vengono scuri. Magari voglio provatela. Che anche questo. Natalia, tu cosa farai oggi? Io dunque coinvolgerò i bambini in palline fatte con i cereali, Anna. Tutte palline, perché sai, la manipolazione è importante. Poi loro così cominciano e compattano questi cereali e poi sarà un'ottima merenda, perché con i cereali, il miele, il burro d'arachidi, penso che si divertiranno. Ora queste mani così belle dolci, però.